Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi finalmente torniamo a parlare di un manga del nostro carissimo Weekly Shonen Jump che analizziamo ogni settimana su Twitch. Infatti oggi prime impressioni su Blue Box, manga di Kouji Miura, iniziato nel 2021 sulle pagine della rivista più venduta in Giappone. Manga scolastico a tema sentimentale. E con un bel contesto sportivo, devo dire. In realtà è la terza opera dell'autrice, che ha già fatto due manga a tema sentimentale scolastico per Kodansha. Arriva in Italia per la prima volta con questo manga per Edizioni Star Comics, che ringrazio ancora per il volume. Me lo sono letto per raccontarvi che impressioni ho avuto. Diamo un'occhiata intanto all'edizione del manga. L'edizione è il classico formato 11,5x17,5. In copertina abbiamo i due personaggi principali di questo volume, ovvero Taiki Inomata e Chinatsu Kano. Ok? Molto carina questa posa con gli oggetti che richiamano i rispettivi sport. E comunque c'è anche questo bel titolo centrale. Ok? Quarta di copertina, come vedete, molto molto semplice, con la sinossi qui da una parte, quindi ci sta. Molto 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 semplice e poi abbiamo comunque una costina carina, come vedete, che va a riprendere il logo, abbiamo il numero, l'autore, la piccola immagine qui di Chinatsu. E poi c'è, come vedete, sopra copertina il volume, all'interno della letta c'è le classiche considerazioni del mangaka come in tantissimi volumi giapponesi e sotto la sovracopertina praticamente viene ripresa la stessa grafica soltanto in bianco e nero dietro il grigio. Ok, quindi è fatta così. Il volume è tutto in bianco e nero e il costo del volume con sovracopertina è di 5,90 euro. Vediamo ora essenzialmente che cosa ci propone l'editore con la sua sinossi sul retro del volume e andiamo a capire, importantissimo capire, qualcosa in più su questo manga, ok? Allora leggiamo. Taiki Inomata fa parte del club di badminton della scuola ed è innamorato della senpai Chinatsu Kano, una ragazza del club di basket femminile dello stesso istituto che si allena ogni mattina presto in palestra. Un giorno però Taiki scopre qualcosa di sconvolgente. L'amore è dietro l'angolo, ma la strada da percorrere è ancora lunga e irta di imprevisti. Ci sta? Mi piace come hanno gestito la sinossi, devo dirvi la verità. Mi piace che abbiano citato questa cosa sconvolgente, perché logicamente senza spoilerare, perché comunque dovete leggere il volume che è molto carino, c'è questa scena che è bellissima. Soprattutto per le espressioni dei personaggi e quando accade all'interno di questo primo volume, io praticamente sono morto dal ridere per questa cosa. Devo dire che, nonostante le storie sentimentali non mi fanno particolarmente impazzire, questo primo volume mi è piaciuto tanto, ok? Mi è piaciuto per la componente sportiva e per il contesto. Mi sono subito sentito, come dire, a mio agio, ok? Sono in uno spokon, mi piace, perché effettivamente è uno spokon, ragazzi. Cioè, la componente sportiva è comunque importante in questo manga. In questo primo volume non si passa troppo attraverso magari spiegazioni tecniche, ma è lo sport che fa incontrare i due personaggi in questa palestra di prima mattina. È anche lo sport che muove un po' tutto, la determinazione dei personaggi, i loro obiettivi, scandisce il tempo delle loro giornate, ok? Quindi le dinamiche, diciamo anche interpersonali tra questi personaggi sono molto, molto dolci, carine, divertenti. Mi piace tantissimo come l'autrice gioca con i momenti di imbarazzo. Devo dire che è una cosa che funziona davvero bene in questo manga. Riesce anche a esprimere, secondo me, molto molto bene le emozioni dei personaggi, anche con un'espressività molto ben funzionante in tutti i diversi frangenti, dalle situazioni un pochino più intense, commoventi, fino a quelle più gioiose, fino a quelle di spavento, fino a quelle di imbarazzo, eccetera. Quindi funziona molto bene l'espressività dei personaggi.
La struttura della trama non è chissà quanto strana o elaborata, ma secondo me funziona, ok? Quella che magari inizialmente sembrava una complessa dinamica a due, muta velocemente, si trasforma poi in una classica dinamica a tre, con tanti fraintendimenti divertenti, comunque una cosa che funziona. Poi si inseriscono anche altri personaggi, che comunque sono molto interessanti, e non sono soltanto rivali nello sport, ma potenzialmente sono anche rivali in amore, ok? Insomma, devo dire, un primo volume già ben strutturato, che ci fa entrare con il giusto ritmo nella vita dei personaggi, ok? Ci dà una buona dose di sentimenti e anche una buona dose di sport. Tantissimi balloon per capire anche i pensieri del protagonista. Questa cosa mi è piaciuta tanto perché rendono tutto molto chiaro e spesso anche molto divertente, perché sai com'è essere nei pensieri del protagonista, vedere quanto si imbarazza, vedere cosa pensa, vedere che conclusioni trae, è sempre spesso divertente. È un elemento che viene utilizzato molto per generare divertimento in questa storia. Sul disegno, in realtà, ragazzi, c'è poco da dire. Secondo me è un bello stile, anche abbastanza pulito, come vedete. Cioè, si adatta molto bene a queste commedie romantiche moderne. E secondo me è disegnato anche molto molto bene nelle tavole sportive. Le tavole sportive dove comunque c'è movimento, ok? Quindi è un manga che comunque è disegnato in modo piacevole, ok? Si riesce veramente a gustare il disegno in tutti i frangenti. E proprio come vi stavo dicendo, lo stile si sposa davvero bene un po' con tutto, sia con la parte emozionale per i disegni delle emozioni eccetera, sia con la parte sportiva. Vedete, insomma, anche questa tavola per esempio di Chinatsu che gioca a basket, veramente bella. Ci sono delle belle tavole di Taiki che gioca a badminton. Guardate anche qui questa immagine qua, molto molto dinamica, veramente veramente carino il disegno. Cosa aggiungere, ragazzi? Se amate le storie sentimentali, dolci e al momento devo dire ancora anche abbastanza innocenti, questo manga fa per voi, assolutamente. Se vi piacciono anche le storie sportive, dove i personaggi si impegnano costantemente, soprattutto magari per raggiungere un obiettivo prefissato, questo manga fa per voi. Personalmente io ho deciso che lo proseguirò. Proseguirò con la lettura perché il finale di volume mi ha fatto divertire. Mi ha fatto divertire in realtà un po' tutto il manga. Voglio capire anche sul manga quanto sarà importante la parte sportiva, perché sapete che gli Spokon mi piacciono da morire e quindi voglio capire quanto sarà importante all'interno del manga anche proseguendo. Ma soprattutto, come vi stavo dicendo, nel finale l'autrice ci lascia un bel punto interrogativo, quindi alla fine di questo volume capiamo che ci sono stati dei fraintendimenti, forse ci sono state delle cose, insomma, che vanno chiarite, e quindi diciamo come continua. Quindi quella voglietta di leggere il prossimo volume te la fa venire. Voi lo avete letto Blue Box? Lo prenderete? Che cosa ne pensate? Lo stavate aspettando? Iscrivetevi al canale e fatemelo sapere nei commenti.